Raccontare la storia di Emanuele Orlandi significa fare un viaggio lungo 40 anni, tra tante ipotesi e poche verità. Sì, perché una verità ancora non esiste. Il caso Orlandi è, a tutt'oggi, un caso ancora aperto. Sono tante le ipotesi che aleggiano intorno alla vicenda di Emanuela, dall'allontanamento volontario al rapimento fino al coinvolgimento dello Stato Vaticano e di quello italiano, della banda della Magliana e dei servizi segreti. La vicenda Orlandi resta uno dei più profondi misteri d'Italia, rimasto vivo nella coscienza del nostro paese nonostante sia passato tutto questo tempo. È difficile ricostruire questa intricata vicenda, che è quella di un puzzle in cui il tassello mancante è proprio Emanuela. Nato il 14 gennaio 1968 a Roma, Emanuela è quarta di 5 figli di un commesso del Palazzo Apostolico della Città del Vaticano. Nel giugno del 1983 ha appena finito il secondo anno di liceo scientifico presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Piazza Montegrappa. Rimandato in due materie, latino e francese, uno dei suoi veri interessi è la musica. Frequenta infatti un corso di flauto traverso due volte a settimana, il mercoledì e il venerdì, della durata di un paio d'ore, presso l'Istituto Ludovico da Victoria, la scuola associata al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Piazza Sant'Apollinare. Alle lezioni la accompagna il padre Ercole e suo fratello Pietro, altrimenti prende i mezzi pubblici. Emanuele esce di casa con addosso una collanina, tiene in mano una sacca di cuoio marrone, da cui fuoriesce l'astuccio nero che contiene il flauto. Nella sacca anche alcuni spartiti musicali, la tessera di iscrizione alla scuola e l'abbonamento ai mezzi pubblici. Era salita sull'autobus numero 64 e dopo 4 fermate era scesa in piazza Sant'Andrea della Valle. Non le restava che percorrere 200 metri di corso Rinascimento e sarebbe arrivata a destinazione. Camminava sul marciapiede di destra davanti al Senato e proprio davanti a quel palazzo in corso Rinascimento uno sconosciuto la avvicina e le propone un lavoro molto redditizio. Il breve incontro fa ritardare Emanuela, che infatti entra in classe quando la lezione di flauto è già iniziata da 15 minuti. Verso le 18.45 Emanuela chiama a casa dal telefono gettoni della scuola. Le risponde la sorella Federica, a cui racconta che mentre andava a scuola in corso Rinascimento è stata fermata da un signore che le ha offerto un lavoro: distribuire i prodotti dell'Avon con altre ragazze durante la sfilata delle sorelle Fontane che si sarebbe tenuta a Palazzo Borromini sabato. La paga era di 375.000 lire, che corrispondono a circa 700 euro di oggi. Emanuela descrive il signore come un tipo gentile di cui non c'è da preoccuparsi, che le disse di chiedere il permesso alla madre e di dargli una risposta quella sera stessa, dato che l'avrebbe aspettata all'uscita della scuola. Stranita dalla proposta economica ritenuta eccessiva e fuori luogo, la sorella Federica le suggerisce di non fidarsi di quell'uomo e di sentire prima cosa diceva la mamma. Alle ore 18.50 Emanuela riaggancia il telefono ed esce dall'istituto in compagnia dell'amica Raffaella Monzi, chiedendo un consiglio anche a lei mentre si recavano verso la fermata del bus numero 70 in corso Rinascimento. Appena arrivò l'autobus, Raffaella con altri studenti del Da Victoria sale sul bus stracolmo e fa giusto in tempo a salutare Emanuela, che non era salita sul mezzo poiché è troppo affollato, dicendo che avrebbe atteso quello successivo. L'amica Raffaella racconterà successivamente di aver visto Emanuela parlare in quei frangenti con un'altra ragazza, presumibilmente un'altra allieva della scuola di musica, bassa, capelli scuri e ricci, fisico rotondetto. Da quel preciso momento si persero per sempre le tracce di Emanuela. Non vedendo rincasare la figlia, Ercole Orlandi incominciò a cercarla insieme al figlio Pietro presso la scuola di musica e nei dintorni, contattando la preside dell'istituto che fornì ai familiari i recapiti telefonici di alcune compagne di corso di Emanuela e consigliò di attendere prima di allertare la polizia. Ercole e Pietro decisero di sporgere denuncia di scomparsa presso il commissariato di polizia Trevi in piazza del Correggio Romano, ma furono scoraggiati dagli agenti in quanto i poliziotti dicevano che per poche ore di ritardo non c'era motivo di preoccuparsi e poi perché, essendo cittadini del Vaticano, dovevano presentarsi presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Vaticano stesso.
Tra le 20 e le 21 della stessa sera della scomparsa di Emanuela, uno sconosciuto chiama il Vaticano e chiede di parlare urgentemente con il segretario di Stato, cardinale Agostino Casaroli. Ha qualcosa di importante da comunicare, dice, ma Casaroli è in Polonia con Giovanni Paolo II per una visita ufficiale del Papa nella sua terra natia già da qualche giorno e le sue ore di turno al centralino non danno grande peso alla telefonata e girano la chiamata alla sala stampa ancora aperta. Ma a chi gli risponde, l'anonimo interlocutore consegna un messaggio tutt'altro che vago. Emanuela è stata rapita. A quell'ora però in casa Orlandi sono preoccupati per il ritardo inspiegabile di Emanuela e i genitori, il fratello e gli amici non si sono ancora mobilitati per setacciare Roma. In Vaticano la telefonata viene classificata come uno scherzo di cattivo gusto. 23 giugno 1983, primo giorno della scomparsa. Il Papa viene avvisato della scomparsa, gli diede la notizia il segretario di Stato Agostino Casaroli, prima che Wojtyla salisse sull'aereo che da Cracovia lo avrebbe riportato a Roma. La situazione apparve subito grave alle gerarchie vaticane, al punto che Monsignor Casaroli convocò d'urgenza una riunione della segreteria di Stato nel Palazzo Apostolico. La scelta fu dettata dall'allarme che circolava da molti mesi per una possibile azione tesa a colpire il Vaticano. Intanto l'appuntato di polizia Bruno Bosco e il vigile urbano Alfredo Sambuco riferiscono di aver notato il giorno prima, attorno alle 5 del pomeriggio, vicino alla fermata del bus numero 70 di Corso Rinascimento, una ragazza bruna dai capelli lunghi. Era accanto a una BMW vecchio tipo, nera con il tetto verde chiaro, e un uomo tra i 40 e i 45 anni di carnagione scura, dai capelli castani molto radi, le mostrava dei cosmetici che tirava fuori da una borsa con la scritta Avon. Lo stesso pomeriggio del 23 giugno lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, zio materno, fa il giro delle redazioni romane chiedendo di pubblicare la notizia della scomparsa della nipote insieme alla sua fotografia. Solo il venerdì successivo, il 24 giugno, il quotidiano Il Tempo raccoglie l'invito e pubblica un trafiletto con il titolo «Chi ha visto Emanuela?». Nello stesso giorno in casa Orlandi ricevettero numerose telefonate, quasi tutti sciacalli e mascalzoni.